Buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizia, la nostra prima finestra dedicata alla cronaca sulla nuova TV. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Noi andremo ad approfondire quelle interne anche del quotidiano La Nuova del Sud, e in primo piano c'è lo sport. Ieri ci sono stati gli anticipi dei campionati di calcio di Serie C e di Serie D. Ma vogliamo cominciare con una avvertenza, quella che vede coinvolti i lavoratori forestali che tornano a protestare. Indetto per oggi a partire dalle ore 10 un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata Potenza. L'avvertenza riguarda una platea di 4.500 persone ancora senza certezze su salario e su giornate lavorative. Celestino Benedetto. Mancate risposte da parte della giunta regionale sull'aumento delle giornate lavorative e ritardo nel pagamento degli stipendi. Sono questi i motivi alla base della nuova protesta dei 4.500 operai forestali, che si ritroveranno in sit-in a partire dalle 10 davanti la sede della regione a Potenza. La situazione, denunciano i sindacati, è ormai al limite della sopportazione. Si tratta di persone che sono costrette a sostenere le proprie famiglie con i soli proventi delle poche giornate lavorative, ma i salari puntualmente vengono pagati in ritardo, generando grandi disagi. Al momento sono due le mensilità arretrate. I lavoratori più colpiti dall'emergenza sono quelli della platea ex reddito minimo di inserimento, 1.100 persone che ad oggi lavorano per circa 85 giornate l'anno, mentre da tempo FAI, FLAI e UILA chiedono impegni precisi per garantire almeno le 102 giornate lavorative. Una vera e propria bomba sociale che tra l'altro rende impossibile affrontare con serenità la programmazione del settore e l'avvio di una discussione approfondita sul contratto integrativo regionale, che dal 2012 non viene rinnovato. Si ritorna dunque a protestare. In caso di mancate risposte, i sindacati non escludono di inasprire le forme di protesta fino al raggiungimento degli obiettivi minimi di dignità lavorativa. E lo avevamo anticipato, cominciamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud, che apre con la cronaca: svuotava i conti degli anziani. Il PM chiede la condanna a 3 anni e 4 mesi per lo sportellista infedele delle Poste. Secondo la Procura di Potenza si sarebbe appropriato di 230.000 euro a novembre la sentenza. E poi c'è il Covid, casi stabili, aumenta del 20% la richiesta dei test rapidi per il Green Pass, terze dosi sotto quota 3.000. E poi per la cronaca c'è il caso Ventre, parla il fratello, fu il vigilantes a far entrare Luca in ambasciata, ricordiamo, a Montevideo, ma i legali uruguaiani mollano. Andiamo ancora qui nella spalla, prodotti lucani contraffatti. Ecco qui la pagina. Dopo i peperoni GP di Senise e Farlocchi, spunta anche l'aglianico della California. Fanelli segnala il vino americano al governo per promozione ingannevole. Andiamo nel taglio alto della Nuova del Sud, c'è ancora la questione Total che ha visto una presa di posizione da parte dei sindaci della concessione Gorgoglione. Vediamo cosa dice invece la CGIL. Total sindaci, stessi metodi del passato, in piedi un patto di gestione del potere, e questo per quanto attiene le selezioni per un corso a tempa rossa. Summa, il segretario della CGIL di Basilicata dice altro che compensazioni. E poi c'è il trasporto pubblico locale, la regione comincia a pagare. Will Trasporti avverte così le aziende: ora stipendi regolari agli autisti. E c'è il punto di vista di Nino Grasso, che si occupa di sanità, e dell'assessore alle politiche della persona, l'assessore regionale Leone. L'uscita di scena di Leone, dice Grasso, la polimedica e i nodi irrisolti. Eccolo qui, poi lo andremo ad approfondire successivamente. E poi naturalmente ampio spazio alle gare che si sono svolte ieri per quanto attiene il campionato di calcio di Serie C. Picerno, due lampi nel buio, Potenza affonda. Prima vittoria al Curcio per i melandrini con tanto di blackout, rosso-blu KO invece a Pagani. E invece per quanto riguarda la Serie D, Lavello sempre più su, rotonda
Ok, frana invece il Francavilla che ricordiamo era primo in classifica. Ecco qui la pagina dedicata all'andamento della pandemia in Basilicata, test rapidi aumentate del 20% le richieste, terze dosi sotto quota 3.000. Proseguono i controlli sui luoghi di lavoro per il Green Pass obbligatorio. Prevista l'attivazione di hub vaccinali nei comuni per la somministrazione delle dosi aggiuntive agli over 80 e poi andiamo ancora ad approfondire il pezzo che è stato redatto da Michelangelo Russo. L'82% dei lucani ha completato il ciclo primario, 2741 gli ultra sessantenni e i soggetti fragili che hanno ricevuto anche la terza iniezione, poco più di 1800 invece gli immunizzati in un mese nella provincia di Potenza. E poi vediamo prevenzione post-Covid, conclusa la terza edizione della Race for Cure, lotta ai tumori del seno offerti a Matera, 240 esami, la campagna di sensibilizzazione tornata in presenza per contrastare i ritardi creati dall'emergenza sanitaria dopo le limitazioni dovute dalla pandemia. Andiamo avanti, c'è il punto di vista di Nino Grasso, l'avevamo anticipato nella prima pagina, si occupa di cronaca istituzionale, l'uscita di scena di Leone, il salvataggio di Polimedica e i nodi irrisolti della dialisi. Andiamo a leggere, da quasi un mese l'assessore regionale alla sanità Rocco Leone è letteralmente sparito dalla scena politica lucana da quando è stato esautorato, come vedremo, dal presidente della giunta nella gestione del caso Polimedica di Melfi. Il pediatra di Policoro, avendo capito che la sua esperienza in giunta sta volgendo al termine, deve essere tornato a curare i suoi piccoli pazienti a tempo pieno. E noi ora ci occupiamo della crisi al comune di Matera. Si attendono le proposte del sindaco Bennardi per ricomporre la maggioranza. Intanto gli 8 consiglieri dei gruppi dissidenti PSI, Campo Democratico e Matera 3.0 replicano al primo cittadino e chiedono maggiore collegialità. Mara Risola. Dopo le dichiarazioni stizzite del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e il tavolo di maggioranza saltato, i tre gruppi dissidenti, disertori dell'incontro dello scorso lunedì, replicano al primo cittadino. Gli 8 consiglieri comunali, Michele Paterino, Maria Cristina Visaggi, Franco Di Lecce, Luciana Stigliani, Biagio Iosca, Gianfranco De Palo, Cinzia Scarciolla e Milena Tosti, hanno fatto il punto sulla crisi che coinvolge l'amministrazione Bennardi e ribadiscono la disponibilità al dialogo per trovare una soluzione condivisa, ma ad una condizione: confermare l'alleanza premiata dagli elettori nel 2020, ribadendo il primato dell'etica pubblica e del bene della città nelle scelte amministrative, estendendo e consolidando il metodo del confronto e della condivisione, evitando logiche di supremazia che non rispondono né alle regole della democrazia né ai rapporti tra le forze politiche. Tradotto dal politichese, Bennardi apre il confronto a tutte le forze della coalizione, senza tagliare fuori dal dialogo i rappresentanti di Matera 3.0, l'unica compagine esclusa dal vertice dello scorso lunedì. I consiglieri sottoscrittori del documento presentato al sindaco non condividono le critiche che vengono a loro indirizzate, tendenti, come evidenziano, ad escludere a priori gruppi politici di maggioranza, con veti e pregiudizi. Ma c'è un'altra questione che gli 8 dissidenti pongono: le logiche di supremazia che a loro dire il gruppo del Movimento 5 Stelle avrebbe imposto sugli alleati. Adesso si attende la decisione finale di Bennardi, che potrebbe essere di apertura totale o di controestrema, come la fine prematura della consiliatura. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, siamo a pagina 5, vi ricordate insomma la protesta dei forestali, una bomba pronta ad esplodere, dice la nuova, senza stipendio e certezze sulle giornate lavorative, in mattinata presidio sotto la regione, sindacati contro il governo regionale, basta promesse, è il tempo delle risposte per garantire la dignità. In fondo alla pagina la questione è totale con la replica dei sindaci, solito abbraccio molto
mortale, dice Summa della CGIL, per quanto attiene le selezioni ad un corso che è stato promosso dalla compagnia petrolifera. Stessi metodi del passato, dice il segretario della CGIL di Basilicata, patto di gestione del potere avallato dai vertici regionali, altro che compensazioni. Ci spostiamo, siamo a pagina 4 e ci occupiamo della vertenza trasporti, TPL, la regione sana il debito con Cotrap e paga le aziende. La Will Trasporti dice ora stipendi regolari agli autisti. Andiamo a vedere il segretario della Will Trasporti, Cefola, con il contratto ponte da oltre 50 milioni di euro l'anno, rese snelle tutte le procedure a cominciare dalla corresponsione delle trimestralità alle società del comparto senza il passaggio intermediario delle province. E poi ancora però resta da risolvere la situazione debitoria per oltre 70 milioni di euro con FAL e Trenitalia, che metterebbe a rischio il servizio in regione per la mancata erogazione dei corrispettivi agli addetti. E in questa pagina vi voglio far vedere nel taglio basso la storia a Montescaglioso. Coppia statunitense compra casa a Montescaglioso, dicevamo, ma la pandemia tiene lontani Marianne e Bill, che ora invece sono riusciti a tornare nel centro della collina materana e hanno regalato, perché Marianne è una sarta anche piuttosto affermata negli Stati Uniti d'America, uno stendardo che ricorda appunto questo legame, il legame di questa coppia inglese con il comune di Montescaglioso. E c'è la cronaca, chiesti 3 anni e 4 mesi per Grosso. Il PM invoca la condanna per lo sportellista delle Poste accusato di aver svuotato i conti di anziani clienti. Secondo la Procura di Potenza ci sarebbe appropriato di 230.000 euro. A novembre la sentenza di primo grado. Tra i falsi made in Italy, eccoci qui, siamo ritornati. Tra i falsi made in Italy spunta anche l'aglianico prodotto in California. L'assessore all'agricoltura Fanelli annuncia un percorso di tutela non solo per il vino ma per tutti i prodotti agroalimentari lucani a rischio contraffazione, come ci spiega Michelangelo Russo. Alla battaglia inaugurata dal presidente della regione Veneto contro i falsi made in Italy si unisce ora anche l'assessore lucano alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, che ha annunciato di voler avviare un percorso di tutela dei prodotti agroalimentari lucani, a partire dall'aglianico, per fermare l'ingannevole promozione e commercializzazione dei prodotti non italiani attraverso le pratiche di Italian Sounding, che fanno ricorso a parole, riferimenti geografici e marchi evocativi per ingannare il cliente. Il vicepresidente della regione Basilicata fa cenno alla West of Temperance, realtà vinicola della California settentrionale specializzata in vitigni italiani, tra cui appunto l'aglianico, tutti provenienti dalla California. Benché tali prodotti non possono essere classificati come illeciti dal punto di vista strettamente giuridico, rappresentano un rischio e un forte danno per l'economia locale. Per questo motivo, ha annunciato Fanelli, vogliamo avviare anche in Basilicata un percorso di tutela dei prodotti agroalimentari minacciati dall'Italian Sounding, mettendo in rete enti, associazioni per la salvaguardia dell'autenticità e aziende produttrici, anche a tutela dei lavoratori impegnati nella produzione. Ma non solo l'aglianico è a rischio, le ultime ispezioni messe in campo nel periodo estivo dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha accertato 11 casi di tentativi di vendita di peperoni spacciati per IGP di Senise e 7 di melanzana generica per la rossa DOP di Rotonda. Quantitativi ingenti bloccati per tempo e scoperti attraverso il controllo dei portali web di vendita in Italia e all'estero. E l'elenco non si esaurisce qui. Irregolarità sono state riscontrate anche per la fragola del Metapontino, il cacio cavallo, il pecorino canestrato di Moliterno, i salumi di Picerno, l'olio delle colline del Materano e la farina di grano duro, senatore Cappelli. Pertanto la Regione è pronta a sostenere con forza tutte le azioni annunciate dal sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali Centinaio, che ha nominato per 2 anni i membri del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione. A loro spetterà indagare sui prodotti tarocchi.
Torniamo in edicola, pagina 11 della Nuova del Sud, c'è la cronaca dedicata alla città di Matera, vediamo nel taglio alto c'è la crisi al comune, l'avevamo poi sentito, ce l'aveva spiegato Mara Risola nel servizio precedente, i dissidenti tendono la mano a Bennardi, ma si apra, dicono, a Matera 3.0, fino ad ora per scelta del primo cittadino tenuto fuori dagli accordi. E poi c'è la viabilità con la statale Matera Ferrandina, stimate risorse per oltre 400 milioni di euro, sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Merra con i responsabili dell'ANAS. L'apertura invece della Bradanica nel tratto finale, quello appunto nel territorio materano, invece richiede ancora qualche tempo, dice la Nuova, per le criticità riscontrate sul viadotto Santo Stefano. In fondo alla pagina c'è la lotta ai tumori, materani in prima linea, facciate in rosa, come possiamo vedere dalla piccola immagine che è stata pubblicata in pagina, è un convegno sulla prevenzione del cancro al seno. Andiamo avanti, c'è ora lo sport con il campionato di Serie C. Il Picerno vince ad occhi chiusi, successo importantissimo per i rossoblù che battono il Monterosi 2-0, esorcizzando il timore del blackout elettrico a fine primo tempo. Andiamo a leggere qualche sommario, vediamo. A metà secondo tempo, match decisivo dalla zampata di Vivacqua e dalla prodezza di Pitarresi, e poi ancora in pagina ospiti pericolosi soltanto nel finale, mister Palo ha trovato la quadra con un centrocampo più muscolare. Vediamo invece che cosa ha fatto il Potenza. Beh, è andata male Potenza, tornano i fantasmi, dice la Nuova, dopo il KO contro il Messina, altra battuta d'arresto del rossoblù contro la Paganese. Murolo e Piovaccari spingono sempre più giù i Gallo Boys, un palo di Volpe e le parate di Baiocco poi fanno il resto. E dopo il campionato di Serie C andiamo a vedere che cosa è successo nell'anticipo di ieri del campionato di calcio di Serie D. Prova di forza 4. I Downi, questo per quanto attiene il Lavello, vanno sotto ma poi ribaltano il Casarano per un poker di reti, e per i ragazzi di Sormani è la quarta vittoria consecutiva. Vediamo insieme, prosegue spedita la marcia dei gialloverdi per Entorio, 4-1 ai salentini che si erano presentati al Pisicchio da terza forza del campionato. Una prova di carattere dell'11 lucano, capace di reagire all'immediato svantaggio per poi spadroneggiare alla distanza. Partenza shock dei padroni di casa dopo 5 minuti vanno sotto con l'incornata di Sanchez che sblocca il risultato, e poi ancora reazione affidata all'artiglieria pesante a segno Militano, Burzo, doppietta e Rodriguez che sul rigore firma il gol dell'ex. E poi, prima di andare a leggere gli altri quotidiani locali, noi vediamo cosa ci dicono i nostri amici di Meteo 7, quale sarà il tempo per la giornata di oggi. Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Ancora il bel tempo resiste grazie alla presenza dell'alta pressione che da qualche giorno sta interessando gran parte dell'Europa meridionale, ma da ieri abbiamo già sentito i primi refoli di questi venti da sud-ovest che stanno cominciando a soffiare sull'Italia tirrenica, soprattutto sulle zone tirreniche, ma che oggi con il passare delle ore si faranno sentire anche su molte zone della nostra regione. Saranno un po' più protette ancora le zone ioniche, ma lì il vento arriverà tra stasera e domani mattina. Quindi questo vento però sicuramente è un segnale di una pressione che comincia a scendere a partire da domani. Il tempo peggiora sul nord Italia, sulle regioni centrali tirreniche. Da noi cominciano ad arrivare le prime nuvole sulla fascia tirrenica soprattutto, come dicevo, e non è esclusa qualche debole
iniziale pioggia, insomma, quella sparsa sulle zone occidentali del Potentino. Vediamo la previsione preparata da Meteo7 per oggi, una previsione che, come potete vedere, mette un po' di nuvole sulla parte ovest della Basilicata, quindi vedete man mano che ci spostiamo verso ovest le nubi si fanno più intense, mentre cielo sereno poco nuvoloso resiste invece sulla parte orientale. Le temperature si mantengono su valori al di sopra delle medie per quanto riguarda le massime, le minime con il cielo un po' più sereno sicuramente sono più o meno allineate ai valori tipici di questo periodo di ottobre. I valori, vedete, a Potenza abbiamo 8 di minima e 10 a Matera. Per quanto riguarda le massime, valori di 19 gradi a Potenza, 22 a Matera, insomma valori che su molte zone della regione superano abbondantemente i 20 gradi, 22, 23, qualche zona interna anche i 24 gradi. I venti, dicevo, in rinforzo da sud-ovest con mari che sono quasi calmi o poco mossi, tendenti a mossolo il Tirreno a partire dalla serata. Vediamo velocemente il tempo per domani, una giornata all'insegna dell'aumento della nuvolosità, quindi ci saranno occasioni qua e là di qualche breve precipitazione, ma il cielo rimarrà comunque un pochino meno nuvoloso sulla parte orientale, più nuvoloso addirittura fino a coperto sul lato del Potentino, soprattutto quello occidentale. Dicevo, qualche pioggia non si può escludere. I venti in rinforzo per quanto riguarda la giornata di domani con sud-ovest su gran parte della regione, un po' di sud, diciamo da sud, spirerà il vento sulle zone ioniche. I mari, come dicevo, andrà aumentando il moto ondoso del Mar Tirreno, domani avremo mare mosso, invece esiste ancora lo Ione, più protetto dalla catena appenninica, abbiamo un mare più o meno poco mosso. Le temperature per domani salgono nei valori minimi per via dei venti, per via della nuvolosità maggiore, quindi avremo 12 gradi a Potenza, 12 gradi a Matera, uguali le due città. Per quanto riguarda le massime, in lieve aumento arriva un temporaneo richiamo di aria più calda, 20 gradi a Potenza, 22 a Matera, poi nel fine settimana, soprattutto tra domenica e lunedì, le temperature scenderanno perché arriverà un peggioramento che, come già dicevo ieri, potrebbe aversi non più tra sabato e domenica, ma nella giornata tra domenica sera e lunedì, quando dovrebbe formarsi una piccola depressione sullo Ione che potrebbe portare a un peggioramento piuttosto marcato, soprattutto sulle zone ioniche. Ne riparliamo nei prossimi giorni, per oggi è tutto, arrivederci. Prima pagina del quotidiano del Sud che apre con la politica e con il congresso del PD. Letta deve fermare il congresso del PD Lucano. Intervista a Restaino, leader storico dei Dem. Lucani, tutto tace, sembra che avvenga tutto in modo clandestino. Riportiamo, scusate, dentro Speranza e gli altri. E poi c'è la cronaca, vediamo, ha sottratto 240.000 euro dal conto di anziani, chiesta la condanna del postale infedele. Amelfi rapina l'Happy Days, il PM chiede 17 anni divisi fra i tre della banda Barbetta Bevilacqua. E poi il cantiere apre dopo 41 anni dopo il terremoto, questo avviene a Vietri di Potenza. L'amministrazione Giordana ha ottenuto un finanziamento, partono i lavori per la messa in sicurezza di centro storico e rupe dopo i danni del sisma. Andiamo a vedere come tratta lo sport il quotidiano del Sud. Potenza in piena crisi, rossoblu spenti, un'altra sconfitta, ora emergenza, e Picerno invece in piena ascesa. Vivacqua e Pita Arresi aprono il cassetto dei sogni per quanto attiene la serie di Lavello. Bello e scatenato, una vittoria per sognare, Francavilla poco incisivo, il Molfetta fa il pienone, quindi dunque ne approfitta, Sorrento liquidato, il Rotonda inizia a salire. E prima di andare a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali, qualche istante di pubblicità, a dopo. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato, celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806.
A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Cominciamo con la Repubblica, vediamo pensioni, Draghi tira dritto 7 giorni per l'intesa, sindacati e Lega bocciano la proposta del governo per uscire da quota 100, ma Palazzo Chigi conferma tutto l'ultima settimana per trattare prima del varo in CDM, l'Ocse avverte per la previdenza, l'Italia spende troppo. E poi andiamo a vedere la Stampa, pensioni, si occupa della stessa notizia, il no dei sindacati, quota 102, una presa in giro, dice la Stampa. Il Fatto Quotidiano, vediamo di cosa si occupa, Open, pagava a Renzi viaggi, hotel e fotografo, le carte, 550.000 euro per lui dalla Fondazione Culturale, il suo bancomat, la lista delle spese per l'ex premier, alberghi, benzina, ristoranti, pedaggi autostradali, servizi foto e anche riprese video. E poi invece Libero dice che anche Letta vuole far fuori la Morgese, trappolone per Salvini, la ministra sta perdendo sponde dopo la pessima gestione delle piazze, i Dem studiano come sostituirla con un fidato, ad esempio il sottosegretario Gabrielli. E poi vediamo su Avvenire, Europiano Draghi, questa è dunque l'apertura, così come l'abbiamo ritrovata sugli altri quotidiani nazionali. E poi c'è in primo piano l'ecologia e le buone pratiche con la settimana sociale al via. Sul Sole 24 Ore, export al record dei 500 miliardi per quanto attiene il Made in Italy. E poi bonus facciate, fine lavori nel 2022 se il saldo è pagato entro il 2021. E poi c'è il Corriere dello Sport con le gare di Champions e con Avanti Maxi, i bianconeri battono lo Zenit con un gol di Kulusevski, un altro 1-0 per Allegri, Juve a punteggio pieno, ipotecati gli ottavi, Atalanta dalla gioia alla beffa, la rimonta United 3-2 firmata da Cristiano Ronaldo. Questa dunque l'apertura del Corriere dello Sport e noi ci fermiamo qui, l'informazione torna, vi ricordo, alle 10 con il nostro TG Flash e poi alle 11 con Prima Notizia, l'approfondimento, tanti ospiti in studio con Celestino Benedetto e ci saranno la diretta, compresa quella della protesta dei forestali, l'abbiamo sentito prima davanti il palazzo della Regione Basilicata qui a Potenza, andremo a vedere che cosa sta succedendo prima di arrivare alla nostra prima edizione del telegiornale in studio alle 13:50. Bene, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.